Presidente, io credo che di forzature in queste ore, in questi giorni, se ne siano fatte tante. Però c'è una forzatura a cui noi non possiamo accedere, e cioè l'impedimento a un deputato della Repubblica di poter esprimere il proprio voto. Questa mattina questo impedimento è stato operato nei confronti di un deputato del mio gruppo, l'onorevole Cristian Invernizzi. È un dato di fatto. Noi non chiediamo che si ritorni in commissione a discutere quando non si è potuto discutere, ma chiediamo che si ritorni in commissione per votare quando non si è potuto votare. Se l'Aula, lei, non so chi, questo non, in qualche modo non è in grado di garantire, francamente, noi non capiamo dove siano e dove resistono i presidi di democrazia in quest'Aula. Questo non lo possiamo accettare. Questo non lo possiamo accettare. Questo non lo possiamo accettare. Allora.